Salve a tutti, rieccoci qui insieme dopo una pausa un po' lunghetta, troppo lunghetta. Il fatto è che mi trovo in campagna con i miei cani, come faccio spesso, e mi veniva da pensare che se c'è qualcosa di buono in me è perché sono cresciuto come i cani. Cioè, i cani come crescono? Stanno totalmente assorbiti dalla realtà in cui sono in quell'esatto momento, no? Nel qui e nell'ora. E ubbidiscono ad una serie di semplici precetti che tu devi imporre, delle regole. Ed è esattamente quello che è accaduto a me. Naturalmente, nell'essere qui e ora, questa è una condizione tipica che vivono i fanciulli. I ragazzini che non stanno lì a fare grandi elucubrazioni sull'esistenza, ma vivono l'attimo. Diciamo che io fui favorito da una serie di condizioni di contesto, perché crebbi con mio nonno a Buccheri, mio nonno contadino, nella fase cruciale in cui si cresce dai 2 anni e mezzo fino a quasi 7. E questa condizione era favorita dal fatto che andavamo in campagna insieme, ad esempio, e lui stava lì a lavorare. Io sentivo i colpi di zappa, ero totalmente assorbito da quello che facevo, dal ronzio dell'insetto che passava, dal canto dell'uccellino, dal pezzo di legno con cui stavo costruendo qualcosa, senza alcuna distrazione. Stessa cosa avveniva a casa, una casa senza elettrodomestici, senza televisore, quindi, dove l'evento del momento poteva essere un'oliva che mio nonno gettava nel braciere acceso e insomma sentire come si arrostiva e strigolava, totalmente assorbiti in questo. E quindi il qui e l'ora come i cani, ma come i cani anche l'obbedienza ad una serie di precetti molto semplici. Per esempio, come sa qualunque bambino qui al sud, ma forse non solo, stai attento, se torni a casa con le ginocchia sbucciate, poi ti do il resto. Naturalmente. Io tornavo sempre con le ginocchia sbucciate, ma ricordo che questa cosa metteva in te l'attenzione a quello che facevi, perché sapevi che se accadeva qualcosa era responsabilità tua e a casa questa responsabilità ti sarebbe fatta pesare addosso, ti si sarebbe fatta pesare addosso. Questa è una, l'altra è mangia tutto quello che c'è nel piatto. Non era solo un accontentarsi, era questo è il tuo mondo, questo è quello che hai, valorizzalo, insomma facci qualcosa. Non c'era vizi, non c'era vagheggiamento altro, era un ordine assolutamente impellente. Un altro ordine era quando ti chiamo, vieni. Cioè tu potevi avere la libertà che avevi, ma se io ti chiamo, vieni, ubbidisci, sei il bambino, io sono l'adulto. Quando ti chiamo, vieni. Ma c'era anche, fai tu, se hai bisogno d'aiuto, chiedimelo. Anche lì ti favoriva un'indipendenza, una capacità di fare le tue cose per conto tuo, ma sapendo che eri dentro una rete di relazione e di cura su cui potevi contare. E altre regole che mio nonno mi metteva era se sbagli con qualcuno, con i tuoi compagni, chiedi scusa. Assolutamente. Ho imparato lì che si può sbagliare. E che se accade puoi chiedere scusa, dopodiché non smetti di crocifiggerti, cioè ci rifletti, impari e basta. E insomma, erano regole molto semplici, a cui io dovevo ubbidire assolutamente, come i cani. Quindi, insomma, io vi saluto, non ho alcun vagheggiamento, insomma, di un mondo che non c'è più. I ragazzi oggi crescono in altre condizioni. Che sfruttino i miliardi di opportunità di fare mille altre cose che a noi era impossibile fare, assolutamente. Solo che in quel mondo di cui vi parlavo c'era qualcosa su cui forse comunque vale la pena riflettere, perché c'è qualcosa di buono che può valere anche oggi. Ciao a tutti.